soprattutto nei prossimi mesi nella zona dei Castelli ci sono tantissime manifestazioni, sagre o feste. Genzano a settembre, ormai da tanti anni, fa la festa del pane, abbiamo il marco di GP, a ottobre c'è Marino con la sagra di Lua, ma a settembre ad Ariccio c'è la sagra della Bocchetta. Adesso me ne dimentico qualcuno, la sagra delle castagne a Rocca di Papa, la sagra delle pesche a Castello, ossia ogni comune dei Castelli Romani ha un'importante sagra che accoglie migliaia e migliaia e migliaia di persone, si parla da 20.000 alle 100.000. Quindi, perché abbiamo, i Castelli Romani sono ricchi di abitanti, sono uno vicino all'altro, e qui abbiamo il grande serbatoio di Roma dove nel fine settimana i tanti romani si recano sui Castelli Romani. Quindi abbiamo un'utenza fortissima, allora possiamo veramente sfruttare queste feste per veicolare e per far conoscere ancora meglio i prodotti di Modena e della provincia di Modena. Ma è importante far conoscere questi prodotti per aggiungere sì un valore economico, ma soprattutto per far conoscere anche nella nostra zona i prodotti a marchio DOP o DGP. Noi ne abbiamo qualcuno, ma da riconoscere che siamo un po' in ritardo, quindi il fatto di ospitarvi serve a voi ma serve anche a noi per imparare come si tiene in piedi un consorzio, come un consorzio possa rappresentare il massimo della produzione, come un consorzio sia in grado insieme ad altri consorzi di promuovere complessivamente il prodotto del territorio. Cioè anche qui noi abbiamo, secondo me, molto da imparare, noi abbiamo delle difficoltà su questo campo, e quindi questo scambio, questa sinergia tra la provincia di Roma, i Castelli Romani in particolar modo e Modena può aiutare anche a questo territorio a crescere. Ecco la solidarietà nei vostri confronti che diventa anche un'opportunità per noi per crescere, per meglio organizzarci. Noi abbiamo tante possibilità di crescita, io lo dico e non me ne vergogno, siamo un po' in ritardo, abbiamo un territorio stupendo che è quello dei Castelli Romani. Abbiamo una serie di prodotti di qualità e di eccellenza che non riusciamo molto spesso a mettere in rete o a collegare con tutte le bellezze del paesaggio e con tutte le ricchezze storiche, archeologiche, artistiche che abbiamo sul territorio. Non riusciamo a fondo a sfruttare anche la vicinanza di Roma. Stiamo facendo tanto, anche la provincia sta facendo tanto e apprezzo anche la disponibilità della provincia a mettere a disposizione la propria struttura che oggi è rappresentata dall'enoteca provinciale, ma chiediamo anche alla provincia, ma senz'altro sarà responsabilità, di sostenere questa iniziativa di mettere in rete le maggiori sagre o feste che si svolgono nei Castelli Romani, e la provincia può fare veramente da coordinamento insieme a Modena. Ho un'ultima considerazione, il tempo sappiamo che è breve, ma si potrebbe anche tentare, senza aspettare settembre, ottobre, perché ho parlato di settembre, ottobre dove ci sono le sagre più importanti, si potrebbe sfruttare anche il 10 agosto. Il 10 agosto è Calice di Stelle, manifestazione importante che si svolge complessivamente su tutto il territorio d'Italia. So che tanti comuni della provincia partecipano a questa manifestazione, se è possibile il mio comune è anche disponibile ad ospitare vino o altri prodotti in questa occasione. Noi mettiamo a disposizione il 10 agosto è un palazzo storico e un parco storico che si affaccia sulla Codenica, quindi se è possibile anche in breve tempo, abbiamo un mese di tempo per cercare di organizzare questa prima uscita per promuovere i vostri prodotti, ma anche, lo ripeto, per insegnare qualcosa a noi. Grazie.